oggi preparo bracioline alla pizzaiola. Vediamo gli ingredienti. 3 belle fette di manzo. Mi raccomando che siano molto molto buone. Del prezzemolo. Alcuni spicchi d'aglio. Un po' di pinoli. Origano. Una passata di pomodori fatte in casa, del parmigiano reggiano 30 mesi, olio d'oliva extravergine, tutti qua gli ingredienti. Prima operazione, dobbiamo preparare le bracioline. Allora, un po' di sale, appena sulla carne, dopodiché proprio ma un niente di pepe, quindi andate di parmigiano così più o meno nella zona centrale di ogni fettina. Nella ricetta originale non va il parmigiano e non vanno neanche i pinoli, ma noi ci stiamo divertendo a fare qualcosa leggermente diverso. Un pochettino di pinoli, questi sono stati appena tostati in padella, ok, e poi dopo qualche fronnolella di prezzemolo. Oh, qui non è necessario che mi mettete a tritare il prezzemolo. Qualcuno azzarda anche nel mettere in queste bracioline dell'uva passa, ma mi sono astenuto. Ecco qua. Amma preparate quelle che me la preparà. Aglio all'interno? No, grazie. Origano all'interno? No, grazie. Le metteremo nel sugo. È il momento di fare l'involtino. Vabbè, semplicissimo. Mettete così e ve lo girate piano piano. Ok, noi abbiamo fatto questo nostro primo involtino. E così prepariamo anche gli altri due. Saldate le vostre braciole con uno stuzzicadenti. E le nostre bracioline sono pronte per essere cotte. 1, 2 e 3. A voi gli fa. Prendete ora una pentola di acciaio e sul fondo aggiungiamo un po' di olio d'oliva extravergine, ma appena lo vedi fondino, a così. Quando l'olio è caldo aggiungete 4 spicchiettini d'aglio, sono proprio piccolissimi. Aggiungete le vostre braciole e abbassate la fiamma. Le braciole si devono rosolare molto bene. La fiamma deve essere bassissima. Ecco, questo è il movimento che dovete fare. E le braciole non si devono assolutamente attaccare. È il momento di andare giù di pomodoro. Questa è una bella passata fatta in casa con pomodori del nostro orto. In questo sughetto io metto un bel rametto di prezzemolo a dare profumo, perché tanto un pomodoro, scusate, una braciolina così dentro questo pomodoro. Ora aggiungerò anche l'origano. Da origine a un sugo meraviglioso. E che facciamo? 2 linguine dentro non ce le mettiamo, ma sicuramente. Perché la scusa è quella di fare le braciole. Ma in realtà il vero obiettivo è quello di fare una bella spaghettata o una bella linguinata. E ora è il momento di aggiungere l'origano. Ho una quantità discreta, Però se volete esagerare, esagerate pure. Diamo una mescolatina
lasciamo andare queste nostre braciole per almeno una mezz'oretta, in modo tale che dopo saranno morbidissime e il sugo meraviglioso. Fra poco copriamo e facciamo partire il nostro cronometro. Mezz'ora. Colore meraviglioso. Sta pippiando e così deve essere. Copriamo. Ci vediamo tra mezz'ora. Ogni tanto una piccola giratina. Ah, così, gliela date. Ah, questo rametto di prezzemolo è fondamentale a dare profumo, eh? In realtà, invece di mezz'ora, ho cotto per 45 minuti e le nostre bracioline sono pronte per essere impiattate. Impiattate così e tutti a tavola e buon appetito! Ecco qua, la farcia all'interno, i pinoli, che belli. E col sugo che è restato, stasera, linguine.